Primavera estate 2014 di Biasi è una collezione colorata, colorata perché trae spunto e origine da Richard Asfeger, questo artista statunitense che meglio di ogni altro ha saputo coniugare il minimalismo con la pop art. E quindi da forme geometriche, strutture, quindi sculture piuttosto che dipinti, realizzati con forme geometriche molto definite, all'interno delle quali, utilizzando sapientemente essenze diverse di legni e di metalli, ha creato delle forme curvilinee piene di colori. Quindi abbiamo il minimalismo interpretato con dei colori, dei toni del grigio, del nero e del bianco ghiaccio, mentre la pop art è interpretata con dei colori forti, fluo, tipo il lime, il fucsia, piuttosto che il verde acido. Questo è un articolo icona della collezione che meglio di ogni altro interpreta il mood di collezione. L'importante dell'azienda è il Biasia Lab Limited Edition. La prima uscita è a settembre ed è un'iniziativa dell'azienda al fine di presentare al multimarche, ai negozi multimarche, ai grandi magazzini, un servizio innovativo. Innovativo per un brand conosciuto come la Francesco Biasi, sia il servizio Ready to Carry. Sono collezioni mensili che l'azienda propone ai multimarca utilizzando il canale internet, in cui i nostri clienti avranno la possibilità di profilarsi, visionare la collezione e ricevere in tempi rapidissimi la collezione. Questa è la prima uscita, infatti è Ready to Carry Episode 1, pronto moda di settembre, la seconda uscita l'avremo ad ottobre. Questa è una linea icona del progetto Biasia Lab, quindi una sacca obo con la portabilità crossbody. Segue lo sviluppo di espansione sui mercati esteri, in modo particolare l'Asia, dove comunque Biasia è presente in Giappone già adesso con 7 concession, shopping shop all'interno dei grandi magazzini, altri 8 sono in apertura entro il 2015, incluso il flagship di Tokyo. Piano di sviluppo importante in Cina, con l'apertura di 25 negozi in monomarca, con l'attuale partner dell'azienda capogruppo, Braccialini, e sviluppo in corso in Brasile e in Russia. Per quel che riguarda gli investimenti diretti, l'azienda ha già pianificato e quindi verrà aperto un flagship a Milano, in quadrilatero, entro la fine di quest'anno, l'anno in corso, più un'apertura in Firenze e Roma.